Elena Santarelli, come sta il figlio? L'ultimo messaggio della showgirl. Il Natale del figlio di Elena Santarelli. Qualche giorno fa la showgirl Elena Santarelli, attraverso un post su Instagram, ha messo a conoscenza i suoi seguaci della brutta notizia ricevuta riguardo il figlio Giacomo. Una diagnosi che ha sconvolto l'attrice di Don Matteo e il marito Bernardo Corradi, ma con la quale hanno dovuto iniziare a farci l'abitudine. Qualcosa che nessun genitore vorrebbe accadesse mai al proprio figlio, eppure bisogna sempre farsi trovare pronti. La Santarelli ha preferito non scendere troppo nei particolari ma ha voluto ringraziare tutti i medici che sono stati accanto non solo al figlio di 8 anni ma anche a lei e suo marito. Inoltre ha voluto spendere alcune parole in seguito ad alcuni titoli poco graditi presenti sul web in merito alla questione. Sempre attraverso un post su Instagram, Elena ha invitato ad usare altre parole per descrivere la situazione. Le parole di Elena Santarelli su Instagram. La conduttrice televisiva, Elena Santarelli, ha pubblicato un post su Instagram in prossimità del Natale. In occasione della vigilia ha postato una foto della sua secondogenita Greta, di spalle, di fronte al grande albero addobbato e ha aggiunto, che la notte di Natale brilli per voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale. Poche ma semplici parole, visto che sarà un giorno diverso per la famiglia, in virtù di quello che è accaduto nei giorni scorsi. Sotto questo post alcuni commenti come quello di Melissa Satta che, attraverso semplici emoticon di baci, ha mostrato la sua vicinanza. Fortunatamente Elena non è sola nell'affrontare questo brutto periodo, oltre a suo marito ha avuto l'appoggio di Caterina Balivo e di Anna Laura Ribastra a tutti. L'invito della showgirl per aiutare i bambini malati. La conduttrice di Detto Fatto e la conduttrice radiofonica brasiliana, attraverso commenti sul social, hanno dato supporto morale ad Elena Santarelli, invitandola di lasciarsi alle spalle le male lingue. In merito a quanto accaduto al figlio Giacomo, la Santarelli ha voluto lanciare un appello a tutto il popolo del web e non solo. Sotto la foto del figlio girato di spalle pronto a tuffarsi in mare ha lasciato qualche link utile per chi volesse fare delle donazioni e aiutare chi soffre.